Buonasera e bentrovati in questa edizione del TG6, quasi interamente dedicata chiaramente ai risultati elettorali per quello che è per i due comuni principali, quelli sopra i 15.000 abitanti, Chieti ed Avezzano, è soltanto il primo turno perché ormai è un dato acclarato. In entrambi i comuni si andrà al ballottaggio. Poi chiaramente parleremo anche degli altri risultati dei comuni sotto i 15.000 abitanti. Tanti con le interviste e le dichiarazioni dei nuovi sindaci. Partiamo da Chieti, dove, come detto, sarà ballottaggio tra Fabrizio Di Stefano, candidato della Lega, ma sostenuto anche da altri partiti del centrodestra, come l'UDC, come Fratelli d'Italia, come anche una lista civica, non sostenuto però da Forza Italia. Chi sfiderà Di Stefano? Quasi certamente, appunto, sarà Pietro Diego Ferrara. Però partiamo dalle dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Di Stefano, che ambiva ad una vittoria al primo turno, una vittoria al primo turno che non c'è stata, non si è neanche avvicinato Di Stefano alla soglia del 50% più uno, e Di Stefano ha provato a spiegare i motivi di questa mancata vittoria al primo turno. Ascoltiamolo al microfono di Giuseppe Dintino. Non sufficiente per vincere al primo turno, quello a cui lei puntava, possiamo dire obiettivo mancato? Beh, no, lo sapevamo che era un obiettivo molto difficile, noi lo spiegavamo questo, però con cinque candidati tutti agguerriti era evidente che l'obiettivo non era semplice da raggiungere. Arriviamo, aspettiamo il dato definitivo perché poi vediamo chiaramente dall'andamento è evidente che arriviamo al ballottaggio. A Chieti la possibilità del voto disgiunto, pensa che questo possa avervi ostacolato in qualche modo? Ma più che il voto disgiunto, io credo alla presenza di tantissimi candidati. Consideriamo che noi avevamo 6 liste e dall'altra parte c'erano altre 13 liste, quindi noi avevamo meno della metà di tutte le liste antagoniste a noi. Questo chiaramente ha portato a una dispersione del voto, ma arrivare al ballottaggio nettamente primi. Mi pare che sia un risultato assolutamente da non disdegnare. La speranza di farcela al primo turno sicuramente c'era, però teniamo anche presente che forse il vento politico è leggermente mutato. Se è vero come è vero che speravamo anche di vincere in Puglia e purtroppo così non è stato, stare al governo ha premiato sicuramente il Partito Democratico e ha penalizzato i 5 Stelle. E il Partito Democratico, stando al governo, ha capitalizzato molto in tutte queste elezioni. La sfida sarà verosimilmente con Pietro Diego Ferrara, sostenuto dalle liste del PD, ma anche dalla lista Ferrara Sindaco, Chieti per Chieti e la sinistra con Diego, candidato dunque del centro-sinistra che resiste al tentativo di rimonta di Bruno Di Iorio. Ferrara che lancia già dei messaggi in vista del ballottaggio, di massima apertura al dialogo con le componenti più vicine, ad esempio il Movimento 5 Stelle, con cui il PD è alleato di governo, ma anche a quegli esponenti del centro-sinistra che hanno deciso ad esempio di appoggiare Di Iorio. Ascoltiamolo. Guardi, io fino a pochi giorni fa mi aspettavo un risultato più eclatante per Di Stefano. Lo dico senza infingimenti e senza false parole. Gli exit poll di ieri mi hanno non solo ridato coraggio, ma mi hanno confermato di aver agito bene durante questa campagna elettorale e pertanto, poiché io sono l'uomo dell'ascolto e non metto paletti e ostacoli pregiudiziali verso nessuno, penso che sarà una bella gara, che avremo il ballottaggio e che chiunque arrivi al ballottaggio abbia ampie possibilità di dialogare con tutti, dando il nome di Amicone seccamente come collaboratore, come diciamo, avversario
amico nel momento del ballottaggio, ma ripeto ancora una volta, sono l'uomo del dialogo, quindi da parte mia nessuna ostatività, non parliamo solo di Marzoli, parliamo dell'ex sindaco Francesco Ricci, di amici con i quali, come Luca Caratelli ed altri, ho condiviso battaglie nel PD di Chieti e che avevano fatto il mio nome da prima, nel febbraio di quest'anno. Una volta nei partiti tradizionali si diceva che i panni sporchi si lavavano in casa e che si rimaneva uniti comunque e a prescindere. Questo non è avvenuto. Io non do giudizi su nessuno, non ho nessuna acrimonia verso nessuno, però è chiaro che è un discorso che dovremo riaffrontare, insomma. E come sappiamo a Chieti il centrodestra non si è presentato compatto, perché si è sfilata la componente che fa riferimento all'assessore regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, che commenta così l'esito appunto del risultato del voto. Ascoltiamo Mauro Febbo. Queste sono elezioni amministrative e sono elezioni comunali, come in tutte le cose ci può stare un momento di divisione, perché ci sono delle visioni diverse sull'amministrazione e credo che il risultato lo dimostri. Avevamo ragione noi 5 anni fa, quando io e Fabrizio Di Stefano non volevamo candidare di primio, tant'è che al primo turno si è fermato al secondo tempo al 37%, mi sembra che la cosa si è ripetuta, ho ragione io perché Di Stefano si ferma al 37%, quindi credo che, insomma, forse andava questa analisi che io ho fatto, che io ho pregato nel 2015 di fare e non mi hanno dato retta, chiaramente questa volta non potevo fare lo stesso errore, mi sembra che non ha portato a un risultato così importante. Quindi forse un momento di riflessione in più, insomma, Chieti avrebbe avuto un altro sindaco con un altro risultato. Ricordo che Deramo ha fatto lo stesso percorso mio politico nel 2012 all'Aquila, lista civica, queste sono comunali, non c'entra nulla con le regionali o con le nazionali, dove chiaramente c'è anche un valore di coalizione, ideologico, eccetera. Quindi non, nulla c'entra, continuo a dire che Forza Italia in sede al Consiglio regionale ha 3 consiglieri regionali, continuo a dire che io sono stato indicato dal mio partito, non mi sembra che il mio partito mi abbia sfiduciato, sono stato nominato da Marsilio, che non mi sembra che abbia mai fatto quelle dichiarazioni. Io valuterei, perché dove non va Forza Italia con la coalizione non si vince, e magari anche in qualche altra regione non mi sembra che ci siano stati risultati eclatanti e importanti, che invece andrebbero valutati per tenere in piedi una coalizione, perché quando si è leader si è anche nel tenere in piedi una coalizione. Nella vita non c'è mai nulla di sicuro tranne una cosa, purtroppo, ma io sto lì, quindi mi conoscete, sapete, loro mi conoscono, sanno chi sono, sanno come reagisco, normalmente sanno che sono credente, ma non porgo mai l'altra guancia. E come detto, si andrà al ballottaggio anche ad Avezzano, dove il candidato sicuro di partecipare al secondo turno è l'ex sindaco Gianni Di Pangrazio, sostenuto da 8 liste civiche, e ci siamo lasciati con la diretta elettorale del pomeriggio con questo testa a testa per il secondo posto, quindi per l'accesso al ballottaggio, tra Tiziano Genovesi, candidato della Lega, sostenuto anche da altre liste, e poi il candidato del PD e di altre liste civiche, Mario Babbo. Vediamo come vanno le cose con Paolo Renzetti, in collegamento proprio da Avezzano. Buonasera Paolo. Sì, buonasera, buonasera Andrea, siamo di nuovo in collegamento diretto con Avezzano, ci eravamo lasciati dalla sede del comitato elettorale di Gianni Di Pangrazio, che sicuramente, a questo punto lo possiamo dire con certezza assoluta, parteciperà al ballottaggio del 4 e 5 ottobre, ma questa giornata per quanto riguarda lo scrutinio qui nella città marsicana non vuole ancora chiudersi, non vuole ancora concludersi, perché non ci sono ancora i dati definitivi per quanto
quanto riguarda il dato dei due sfidanti che si stanno contendendo voto dopo voto l'approdo dunque al ballottaggio del 4 e 5 ottobre. Ci sono meno di 100 voti di differenza, un'ottantina di voti di differenza tra l'esponente della Lega di Fratelli d'Italia dell'UDC Tiziano Genovesi e tra Mario Babbo che corre con il Partito Democratico ed altre liste civiche di centro-sinistra. C'è ancora dell'incertezza perché ci sono ancora da scrutinare alcune schede in una decina di sezioni, e questo è il dato ultimo che abbiamo a disposizione, e dunque con uno scarto così risicato, con uno scarto così ridotto, non c'è ancora la notizia ufficiale di chi parteciperà al ballottaggio con Gianni Di Pangrazio. Tra l'altro Tiziano Genovesi non è venuto per niente nel pomeriggio qui presso il suo comitato perché ovviamente in questa situazione non può rilasciare dichiarazioni. Dobbiamo dire per dovere di cronaca che all'esterno qui del comitato di Genovesi c'è l'assessore regionale della Lega Emanuele Imprudente, ma ci ha detto se non abbiamo un dato definitivo io non me la sento di rilasciare dichiarazioni, perché purtroppo continua questo balletto di voti e di schede. Siamo davvero quasi in parità, se possiamo usare un gergo calcistico, tra Babbo e Genovesi. Dunque il dato non è definitivo, lo scarto è risicatissimo e dunque bisognerà ancora attendere un po' prima di avere il quadro chiaro della situazione. Chi invece, come detto Andrea, parteciperà sicuramente al ballottaggio è Gianni Di Pangrazio, che ha superato con le sue 8 liste civiche il 30%. Noi lo abbiamo ascoltato nel pomeriggio, a dire il vero poco più di un'ora e mezza fa. Andiamo a vedere dunque le dichiarazioni dell'ex sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio. Ma io vedo che i partiti, il centrodestra, sono fantasie ormai che non sono lontane dai cittadini. I cittadini vogliono concretezza, vogliono persone riconoscibili, e il referendum ha dato una dimostrazione di lontananza dei partiti, ma soprattutto dei cittadini dai partiti. E poi il voto alla regionale ha dimostrato che non esiste più centrodestra, centrosinistra, esistono delle persone, dei candidati riconoscibili, capaci, che possono portare avanti un'amministrazione. Questa è una lezione che va data ai partiti. I partiti dovranno ripartire proprio dai territori e sapere, capire che finalmente devono essere rappresentanti del popolo e non dipendenti degli stessi partiti. Noi abbiamo ogni apertura a tutti coloro che vogliono fare gli interessi della città di Avezzano. Siamo aperti ai dialoghi, l'importante è che si parli di progetti, di programmi. Dopodiché ci sediamo con tutti. Con Babbo abbiamo avuto un lungo percorso politico insieme, un civico Babbo, e ripeto, non abbiamo e non facciamo preclusioni. Se c'è l'interesse della città al primo posto, noi siamo perché prima di tutto venga Avezzano. Cosa si sente di dire ai cittadini di Avezzano che l'hanno votata, e cosa dice a coloro che nel ballottaggio tra due settimane torneranno al voto? Grazie, ai cittadini va dato un grande grazie, veramente col cuore, perché hanno voluto darmi questa fiducia, non hanno mai smesso di rivolgersi a me in questo periodo, specialmente durante il commissariamento. Hanno voluto a tutti i costi che io scendessi in campo. Difatti la mia candidatura è venuta dai cittadini, e da quei cittadini che volevano la mia candidatura, piano piano si sono costruite queste fantastiche 8 liste che, come ho detto prima, rappresentano l'identità e i valori della Marsica e di Avezzano. Quindi grazie a tutti, grazie veramente a tutti. Eccoci, siamo rientrati, torniamo subito da Paolo Renzetti, non so se ci sono degli ulteriori aggiornamenti, probabilmente sì, con l'ausilio di una grafica. A te Paolo.
Sì, allora prendiamo la linea qui da Avezzano, non so se mi ascoltate e mi vedete. Certo. Andrea, abbiamo dei dati aggiornati per quanto riguarda 37 su 48 sezioni scrutinate. Vedete, per quanto riguarda Tiziano Genovesi, 4.015 voti, 21,87%, Babbo 3.809 e 20,75%. Dunque è questa la differenza davvero risicatissima tra Tiziano Genovesi e Mario Babbo, ripeto 20,75% per l'esponente di centro-sinistra Mario Babbo, 21,87% per Tiziano Genovesi, 4.015 voti, 37 sezioni su 48 scrutinate. Questi sono i dati in nostro possesso e come potete vedere anche dalla grafica e dal conteggio numerico siamo davvero voto a voto, una differenza risicatissima con i dati che ovviamente devono essere ancora i dati ufficiali e conclusivi che devono ancora arrivare dal comune di Avezzano, quindi non possiamo darvi almeno per il momento il dato conclusivo di queste amministrative, di queste elezioni, di chi sarà a partecipare al ballottaggio il 4 e 5 ottobre con Gianni Di Pancrazio. Il vantaggio 206 voti di differenza, Paolo. Davvero molto. 206 voti di differenza tra i due contendenti. Questo è tutto. Da Avezzano, linea che può tornare allo studio. Grazie a Paolo Renzetti. E allora usciamo solo per un attimo dalla pagina delle elezioni e facciamo una piccola pausa con il bollettino del coronavirus nella nostra regione. 18 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore nella nostra regione, per l'appunto 6 riguardano il Pescarese, 5 il Chietino, 5 il Teramano e 2 pazienti residenti fuori regione. La paziente più giovane ha 16 anni, il più anziano ne ha 79. Il totale sale a 4.227. Il bilancio delle vittime è fermo a 475. Gli attualmente positivi al virus sono 742 più 13 rispetto a ieri, mentre i guariti sono 3.010 più 5 rispetto a ieri. Delle persone al momento malate, 54 pazienti, meno 4, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 5 dato invariato in terapia intensiva, mentre gli altri 683 più 7 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 187.204 test, quindi con un aumento rispetto alle ultime 24 ore di 1.122. Del totale dei casi positivi in Abruzzo, 596 sono residenti domiciliati in provincia dell'Aquila, 998 in provincia di Chieti, 1.811 in provincia di Pescara, 783 in provincia di Teramo, 33 fuori regione, mentre per 6 sono in corso delle verifiche sulla provenienza. Ed ora proseguiamo, riprendiamo con la pagina legata alle elezioni e ci concentriamo sui comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, quindi con i verdetti già espressi, e partiamo da Celano dove c'è una conferma, quella di Settimio Santilli, che vede rinnovato il suo mandato. Ha sconfitto in questa competizione elettorale Gesualdo Ranalletta. Ascoltiamo il confermato sindaco di Celano, Settimio Santilli. Sindaco Settimio Santilli, dunque riconfermato alla carica di primo cittadino di Celano con uno scarto di 1.741 voti. Santilli, direi un grande risultato per lei. Sì, assolutamente sì, perché la gente evidentemente ha creduto nella nostra credibilità ed affidabilità dimostrata in questi anni in cui abbiamo amministrato e soprattutto nelle nuove proposte che abbiamo fatto per i prossimi 5 anni. Cosa si sente di dire alla cittadinanza e ai cittadini di Celano? Innanzitutto grazie per aver espresso il loro voto in un momento storico non proprio semplice visto l'emergenza Covid. Soprattutto grazie di aver riposto di nuovo la loro affidabilità e la loro speranza nella nostra lista Una città da mare. Continuiamo insieme a far crescere Celano, questo è lo slogan della campagna elettorale, e lei continuerà a lavorare per far crescere questa città.
Sì, è un percorso che abbiamo avviato nella passata amministrazione, è un percorso che deve essere assolutamente concluso. Abbiamo una visione delle criticità della città e soprattutto degli interventi più impellenti da fare, quindi il percorso deve essere assolutamente continuato e soprattutto terminato in questi anni. Chi si sente di ringraziare oggi? Ma io mi sento di ringraziare innanzitutto tutti i cittadini, perché hanno dimostrato che la democrazia evidentemente premia e ha avuto per l'ennesima volta la vittoria. Poi tutti i candidati nella mia lista, perché è stata una lista che è stata votata alla grande dalla cittadinanza, e quindi tutti i nostri sostenitori, gli amici e infine la mia famiglia. E nel comune di Guardia Grele c'è una svolta verso destra, perché il nuovo sindaco è Donatello Di Prinzio, sconfitto il sindaco uscente Simone Dal Pozzo, sconfitta anche l'altra candidata, anche lei espressione del centro-sinistra, Gianna Di Crescenzo. L'intervista al nuovo sindaco di Guardia Grele Di Prinzio da parte di Stefano Recanati. Donatello Di Prinzio, da una possibile non partecipazione a questa tornazione elettorale, la ricordiamo sempre, alla vittoria. Un mese difficilissimo, ma adesso tanta serenità e tanta felicità. Eh sì, dopo quei giorni abbastanza duri, tristi anche, perché comunque era una competizione a cui ci tenevo e ci tenevamo tutti quanti insieme, siamo riusciti con un grande lavoro di squadra, lavorando tutti i 22 giorni, penso che siano stati, in maniera intensa ed interrotta in mezzo alla gente, con la nostra solita semplicità ma con molta concretezza. E penso che sia anche il lavoro svolto nei miei anni di attività politica nella mia città, in provincia, ho sempre cercato di fare il miglior modo possibile di svolgere il miglior modo possibile. Adesso questo grande risultato, speriamo di poter essere all'altezza per amministrare la mia città. Ecco, sono quasi 400 voti di differenza, un margine notevole, perché comunque è stata una tornazione elettorale anche difficile, complicata. Sì, anche perché l'azione è stata molto difficile, perché nel mondo d'oggi oggi giochiamo molto con i social, quindi il palcoscenico è diventato quello. Io che sono un po' meno social degli altri ho dovuto lavorare in più sulla piazza. Comunque un divario abbastanza elevato, non ricordo nell'ultima votazione questo grande divario, l'altra volta erano 150-140 voti, la volta precedente con la nostra vittoria erano, mi sembra, 26 voti, quindi si vede che la gente ha voluto premiarmi, premiare tutta la squadra, e credo che si aspetti anche molto da noi, e cercheremo di non deludere sicuramente, perché a parte questi primi momenti o giorni che mi devo ancora riprendere, penso ci sarà molto da lavorare. Non mi sono mai tirato indietro nel lavoro, ci rimboccheremo le maniche nel miglior modo possibile. Ecco, è già stato in municipio, ha salutato dei dipendenti, no? È iniziato ad andare a prendere coscienza di quello che sarà il lavoro dei prossimi giorni. No, sono andato solo a vedere cosa bisogna fare a livello proprio burocratico in questi momenti. Niente, sono a prendere indicazioni. Ho salutato gli altri colleghi competitor, il sindaco uscente Dal Pozzo, sono andato nella sede elettorale di Gianna Di Crescenzo, ma non c'erano i suoi candidati, li ho voluti salutare, perché comunque una competizione elettorale tutti si mettono in gioco e tutti penso che lo facciano con buoni propositi per la propria città, e sono andati a salutarli perché anche loro hanno lavorato in questi giorni e alcuni in questi anni, e penso che tutti abbiano fatto il miglior modo possibile il loro lavoro, solo per questo. Svolta a destra anche per il comune di Montorio al Vomano, reduce da due commissariamenti consecutivi, il nuovo sindaco è Fabio Altitonante. Il servizio di Tania Bonici Castelli. È vittoria netta quella di Fabio Altitonante al comune di Montorio al Vomano. Sarà lui il nuovo sindaco di questo borgo teramano, bello e martoriato. Il centrodestra vince e stacca le altre due liste. Secondo dopo Altitonante l'ex sindaco civico di Giambattista. Terza Eleonora Magno, sostenuta dal PD. Sarà un'altra Montorio allora? Sicuramente, se qualcuno pensava che i sogni di Montorio, il destino di Montorio fosse seppellito, oggi c'è stata la risposta. Una risposta straordinaria dei cittadini, sarò il sindaco di tutti, sarà un lavoro importante da fare, delle sfide incredibili, ma io credo che Montorio tornerà al posto che merita, la grande Montorio della provincia di Teramo. Che opposizione sarà?
posizione nel mio stile costruttiva, nella speranza che si possa fare il bene di Montorio, ovviamente, perché questo era quello che si prefiggeva alla mia lista, era stata costruita in tal senso. Peccato che il Partito Democratico non ha capito il progetto che io avevo in mente, del resto Vincenzo De Luca con questa idea in campagna ha preso il 70%, perdonate la presunzione. Non mi sento ovviamente un governatore in una regione così importante come la Campania, ma io avevo fatto questa dichiarazione la mattina stessa in cui la sera il circolo aveva poi deciso che io avrei dovuto essere il candidato del PD. C'è molta, tanta amarezza per un risultato che poteva essere molto diverso per me, ma soprattutto per Montorio e per quanti hanno a cuore le sorti di questo paese. Si abbracciano in piazza il titolante e Magno, tra l'altro cugini carnali, sulle note di Gerusalemme. Un po' di delusione senz'altro, ma che opposizione sarà la sua? Dopo una delusione che c'è, è naturale, c'è stato un bell'impegno e c'è la convinzione che il nostro progetto fosse quello più giusto, continua a esserci, ma sono rispettosa dell'esito, spero che questo nuovo sindaco saprà corrispondere la fiducia ampia che ha dato il Paese. Noi saremo all'opposizione con serietà, con attenzione larghissima e con tutto l'impegno di chi cercherà di dare una mano anche con la presenza critica. Restiamo nel Teramano e andiamo a Isola del Gran Sasso, dove il nuovo sindaco è Andrea Ianni. Ascoltiamo anche lui. Allora, Andrea Ianni, nuovo sindaco di Isola, con un risultato molto netto. Ti aspettavi un risultato del genere? No, non netto così, perché è stata una campagna elettorale dura, sono intervenuti politici di spessore, no. Però il consenso si sentiva, nella gente si sentiva, 5 anni fa come adesso. Adesso siamo una lista più robusta, una lista di movimenti civici diversi, di estrazione politica diversa, e quello ha fatto la differenza. Secondo te ha vinto più la voglia di cambiamento o la rabbia nei confronti di chi amministra? No, io penso la voglia di cambiamento. L'isola è un paese che vuole cambiare. La voglia di cambiamento. Ripartendo dalla ricostruzione magari. Sì, nel modo di amministrare, anche dell'ordinario, ripartendo proprio dal decoro, che è l'ordinario, il decoro del paese è l'ordinario, e quindi si deve partire proprio dall'ABC e poi su problematiche serie come la ricostruzione, lo spopolamento, quelle sono problematiche serie che insomma lì occorre ragionarci bene e davvero interfacciarsi con le istituzioni e con i commissari preposti al momento. Sì. Hai parlato di campagna elettorale accesa, quale sarà il rapporto con le opposizioni? Ma io riesco benissimo a discernere l'aspetto personale da quello politico, spero davvero di avere un rapporto educato e costruttivo, lo spero davvero. Vedremo, assolutamente, nel massimo del rispetto. E per il bene di Isola. E per il bene di Isola. E per chiudere la carrellata andiamo in Val Pescara, più precisamente a Torre dei Passeri, dove il nuovo sindaco è Giovanni Mancini. Vediamo. Giovanni Mancini, grande giornata per te, per Torre dei Passeri, il nuovo sindaco del comune, una tornata elettorale difficilissima, ma risultati storici. È una grande giornata per i torresi, loro mi hanno votato in massa, ci hanno votato in massa, sono molto contento, sono sempre stato convinto di avere una squadra straordinaria al mio fianco. I torresi hanno scelto, questa volta hanno scelto noi in maniera piena, ne siamo convinti, io li ringrazio e ovviamente saluto anche tutti gli avversari, è stata una bella lotta, ovviamente adesso tocca a noi e da domani al lavoro, grazie. Ecco, come abbiamo detto, numeri che parlano chiaro. Adesso ci sarà da mettersi in moto. Qual è il primo obiettivo da raggiungere per Torre dei Passeri, per il nuovo sindaco Mancini? Il primo obiettivo sarà abbracciare la gente, ringraziarli, e da domani andrò in comune, anzi tra qualche ora andrò in comune, da domani al lavoro, giovedì riapriranno le scuole e poi via via tutto quello che abbiamo detto dobbiamo eseguire. Quando è stata complicata la campagna elettorale, vi abbiamo visto anche scontrarvi, però poi
come gli elettori hanno dato il loro voto, è stato anche netto. È stata una battaglia che se ne ricorderà per tanti anni. Noi l'abbiamo fatta in maniera onesta, pulita, con una squadra consapevole di quello che voleva fare. Oggi è il risultato di quel lavoro fatto e io ne vado orgoglioso e sono molto molto contento insieme a tutti i torresi. Ecco, per chiudere, Mancini parlerà anche con le opposizioni o sarà un sindaco che andrà dritto con i suoi numeri e con la sua squadra? L'ho detto nel mio ultimo comizio, vinca il migliore e chi vinca deve lavorare per far splendere Torre dei Passeri, quindi la mia porta sarà aperta a tutti i torresi e ovviamente anche all'opposizione. Ed ora lo sport. Serie B, a pochi giorni dal debutto in campionato, continua a imperversare il calciomercato. Nella giornata di oggi, improvvisa accelerazione del Pescara per Raul Asensio, attaccante spagnolo di proprietà del Genoa. Asensio potrebbe arrivare in prestito dalla società ligure. Il giocatore rappresenta uno dei grossi rimpianti dello scorso mese di gennaio, quando, dopo aver chiuso anzitempo il prestito al Pisa, fu nei radar del Pescara, ma l'operazione non si concretizzò. Asensio poi è stato importante per la rimonta salvezza del Cosenza. La giornata di oggi poi apre degli spiragli che sembravano chiusi per l'arrivo dell'esperto difensore Salvatore Bocchetti dal Verona. Ed ora la Serie C, con il Teramo che domani sarà impegnato in Coppa Italia a Piacenza alle ore 15.30. Ci saranno anche altri due match con squadre abruzzesi, ma di Serie D, match a loro modo storici per i debutti assoluti del Pineto, che giocherà in casa della Feral Pisalo alle 18.30, e del Notaresco, che giocherà a Catania alle ore 19. Piacenza-Teramo si giocherà invece allo stadio Gariglia alle ore 15.30. Nel Teramo non sono partiti per la trasferta emiliana Cappa, Cianci, Di Matteo, Iotti, Minelli, Martignago e Valentini. Ascoltiamo il tecnico Massimo Paci. Ma spero di vedere miglioramenti dal punto di vista del risultato, perché per queste amichevoli c'è stato un ottimo processo, un ottimo progresso della squadra, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. Non sono arrivati risultati in queste amichevoli, ma per vari motivi. Abbiamo giocato con squadre, le prime non semplici, e poi abbiamo pagato delle disattenzioni dovute, secondo me, al fatto che con questa storia del mercato aperto qualche giocatore è disattento, è distratto, e quindi la cosa è importante che la squadra ha avuto dei progressi importanti, dei miglioramenti in queste partite, quello che conta. Naturalmente adesso i punti contano e mi aspetto e spero di che iniziano a venire i risultati. Siamo preparati, ci stiamo preparando, non è che ci siamo preparati meglio di altre volte. Noi ci alleniamo ogni giorno al meglio che possiamo. La squadra, io non credo che ci vorrà tempo per vedere la squadra, ci vorranno partite, siamo all'inizio. Io ho parlato con i ragazzi, gli ho detto forse non staremo al top, ma non è quello che conta. Portare a casa le partite non serve a volte giocare bene, portare a casa le partite ci vuole personalità, insomma, e quindi a prescindere da come staremo, la cosa che conta è andare su con la mentalità giusta, con la mentalità a giocarci la partita e giocarcela fino in fondo. Ecco, questo è quello che mi aspetto. La difficoltà della gestione si è visto nei secondi tempi, in questi amichevoli che abbiamo giocato, perché abbiamo fatto anche col Napoli un ottimo primo tempo e poi il secondo tempo che non c'è stato il giusto approccio, ma capisco i ragazzi che in questo momento hanno la testa altrove. E la stessa cosa con la Fermana, un ottimo primo tempo, vincevamo, poi il secondo tempo non c'è stato il giusto approccio. Però ripeto, la difficoltà sta proprio questa, nella cura nei dettagli. Questa è stata la difficoltà nelle amichevoli, però ci ha fatto capire chi è pronto e chi non è pronto, e quindi già da domani si porteranno avanti i ragazzi che sono più pronti. Per gli altri non significa chiudere la strada, per gli altri significa avere più pazienza, perché alcuni possono andare in condizione psicofisica prima, altri dopo. Di positivo, di molto positivo, c'è stato che
abbiamo capito che determinati ragazzi sono più avanti rispetto ad altri. K è infortunato, ha avuto una piccola contusione al ginocchio. Di Matteo ha avuto una contusione alle costole. E Cianci e Minelli. È una partita importante, è una partita che conta e che vogliamo iniziare bene. Non vogliamo iniziare bene. Queste partite ci sono servite molto per capire, e adesso però non è più tempo di, adesso bisogna che iniziamo a raccogliere, insomma, e per questo io non voglio andare a giocare una partita con ragazzi magari che in questo momento sono un po' più indietro, perché uno li metterà in difficoltà e due magari la squadra in questo momento deve acquisire fiducia, deve acquisire consapevolezza, ecco, questo è quello che mi preme. Sempre dalla Serie C, l'Associazione Italiana Calciatori, preso atto dell'impossibilità di raggiungere un'intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l'abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel campionato di Serie C, conferma che i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata di campionato fissata per sabato 26 e domenica 27 settembre prossimi. L'azione di protesta nasce dall'inspiegabile passo indietro della Lega Pro rispetto al regolamento in vigore nella precedente stagione sportiva, relativo alla reintroduzione di limitazioni sostanzialmente obbligatorie dell'utilizzo di un numero massimo di calciatori professionisti. Ed è tutto per questa edizione del TG6, tutti i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma oppure sul sito, piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.